ben ritrovati. Questa settimana siamo sul set esterno della soap Un posto al sole ed incontriamo l'attore Alessio Chiodini. Tu sei romano, ma sei fortemente legato al territorio napoletano perché innanzitutto hai scoperto la passione per il teatro interpretando proprio Edoardo a scuola in occasione di una manifestazione di fine anno. Esattamente, io diciamo sono legato alla Campania tutta perché metà della mia famiglia proviene dalla provincia di Salerno, quindi io da piccolo ho avuto l'opportunità grazie alla scuola di interpretare questa commedia di Edoardo famosissima, Natale in casa Cupiello, e avevo un po' una marcia in più rispetto ai miei coetanei perché avendo dei nonni campani conoscevo un po' i suoni del dialetto. E questa passione che mi stava nascendo per la recitazione mi ha un po' aiutato e mi ha avviato verso insomma, questa che è diventata per adesso una carriera. E poi successivamente hai frequentato anche l'Accademia di Arte Drammatica. Sì, assolutamente. Io al termine degli studi ho deciso di intraprendere questo percorso accademico e ho avuto anche delle esperienze lavorative abbastanza presto, prima con i Cesaroni, poi con La Ladra, Don Matteo e alcune esperienze anche al cinema grazie alla regia di Neri Parenti, e adesso sono qui ad Un posto al sole. Il personaggio che interpreti, Sandro Ferri, pur essendo un coetaneo dal punto di vista dell'età, porta avanti delle situazioni di vita vissuta molto intense, affrontando anche diversi argomenti. Sì, assolutamente. È un personaggio che ha avuto insomma un percorso di vita abbastanza difficile. Questo lo porta ad essere un po' più maturo rispetto ai suoi coetanei, perché comunque ha dovuto superare delle difficoltà familiari, non ha mai avuto, se vogliamo, la mamma, ha un padre che è un po' insomma un personaggio complicato e ha scoperto questa sua sessualità, diciamo, frequentando questo corso di recitazione, questa passione che ci accomuna un po', e ha affrontato, come ripeto, con coraggio questa decisione di fare outing insomma con la famiglia e soprattutto con questo padre, questo Roberto Ferri, che sicuramente non gli rende mai la vita facile. Per un attore interpretare un ruolo all'interno di una soap di lunga serialità, che cosa significa dal punto di vista proprio della personalità, sia personale da una parte che del personaggio che va a interpretare? Ho avuto la fortuna nel percorso che fino adesso ho affrontato di affrontare proprio delle diverse sfaccettature, e quindi questo mi porta quasi a cambiare il personaggio nel percorso, ed è molto importante per il lavoro dell'attore questo, perché comunque ti crea sempre dei stimoli nuovi, ti consente di lavorare bene sul personaggio con le varie relazioni che ci sono anche con gli altri, insomma, e questo è importante. Grazie, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi di nuovo. Questa puntata di Neapolitans è davvero tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana.